Non è bastata neanche una partita difensiva da 0-0 in terra romagnola. È arrivato su sfortunata autorete di Nzita il terzo KO in campionato. Una squadra che sta provando a cambiare pelle per il momento senza successo. Delfino più attento in fase di non possesso, ma tutt'altro che ficcante e incisivo negli ultimi 16 metri. Solite difficoltà nella proposta di gioco. Non solo, la squadra crea sempre meno. Tra Coppa e campionato, neanche un gol in due partite, prima volta. E portieri avversari, Agostino e Benedettini, di fatto inoperosi. L'estremo difensore del Cesena si è sporcato i guantoni solo sulla conclusione, da fuori, di Marco Pompetti. Il 4-3-3 non è nelle corde di Auteri, da sempre convinto assertore del 3-4-3, che però non è il sistema di gioco adatto alla rosa. Organico, non omogeneo e neanche da primato. Ma il tecnico biancazzurro non ha ancora dato alla sua squadra una identità. Anzi, dopo il cambio di modulo, il Pescara appare un ibrido. Cosa fare? Intanto sarebbe opportuno pensare a tutto tranne che al primo posto. Meglio metterci una pietra sopra e cominciare un altro campionato per farsi trovare pronti sotto il profilo tecnico, tattico e atletico all'appuntamento con i playoff. Tuttavia, la cosa peggiore sarebbe arrivare al mercato di gennaio senza sapere chi sei e di cosa hai bisogno. Sabato la sfida casalinga col Teramo, a cui il tecnico Federico Guidi, malgrado i limiti di una rosa corta con poche alternative, ha dato un'impronta riconoscibile. In campo i biancorossi sanno sempre cosa fare. Qualche brivido nei minuti finali del match con la Fermana, ma vittoria ineccepibile. Insomma, Teramo rigenerato, Teramo che ha già battuto in Coppa Italia la scorsa settimana i biancazzurri. Ai margini il nazionale Ndreka, gli infortunati Trasciani, Kerem Ateng e Cucurullo, in dubbio Rossetti, Buà e Tozzo, tesserato il portiere Perucchini, trascorsi in C2 nel Chieti nel 2012, in prova Pinto, difensore centrale Mancino, sulla via del recupero Soprano. Nelle immagini l'ultimo confronto di campionato all'Adriatico, Serie C, 22 settembre 2002, sfida pirotecnica, messe di gol 3-3. Quel Teramo, targato Luciano Zecchini, giocava un calcio meraviglioso. Morante la sblocca, pari di Cecchini su calcio di rigore. Il pescarese Davide Faieta, grande protagonista, doppietta di Simone Motta, sembra fatta ma così non è. Nella ripresa Lemme accorcia e in pieno recupero l'imponderabile col clamoroso autogol di Massimo Castelli.